Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video che voglio dedicare a tre profumi low cost, tre fragranze made in Italy che ho scoperto grazie a voi. L'anno scorso in alcuni commenti sotto i miei video mi avevate scritto se conosco, se conoscevo, scusate, il marchio Les Perles d'Orient. Lì per lì vi avevo detto di no e mi ero mobilitato a ricercarlo. Ho scoperto essere un marchio made in Italy, io all'inizio pensavo fosse un marchio francese, invece no, ho scoperto che è un marchio made in Italy. Quando caricherò questo video vi lascio sotto il loro sito internet dove trovate chi sono, i loro contatti e tutti i loro prodotti che hanno nel sito, tutte le loro fragranze. E quindi, come vi dicevo, mi ero mobilitato a ricercarlo, avevo guardato su eBay, su Vinted e su Vinted avevo trovato alcune fragranze ad un buon prezzo, li avevo messe in osservazione, però non le avevo acquistate. Ho detto rimando tutto quell'anno nuovo. Quest'anno era a metà gennaio, forse il 20 gennaio, ero andato a Varese a fare un giro, non un giorno di riposo, era un pomeriggio, e ho visto questa nuova profumeria che si chiama Idea Bellezza. Sono entrato e c'era proprio tutto uno stand dedicato a questo marchio, Le Perle d'Oriente. C'erano molte fragranze, ce ne sarà state circa una ventina. Ho avuto modo di sentirle tutte, ho scelto tre fragranze, di due c'era il tester, di una no. Sono principalmente fragranze di ispirazione che si rifanno a dei profumi piuttosto di nicchia che commerciali, insomma profumi di spessore. Il prezzo era di 11,90 € per 150 ml di Eau de Parfum, però erano scontati del 33%, li ho pagati 7,90 € l'uno. Io ho scelto Patchouli 1969, Afghan e Original Nautique. Original Nautique era l'unico di cui non c'era il tester, infatti alla commessa quel giorno ho chiesto scusi, posso sentire il tester? Mi ha detto ce l'avevamo, ce l'hanno grattato, e quindi l'ho preso così perché pensavo fosse un profumo che si potesse ispirare al Baccarat Rouge, invece no, poi dopo quando ci arriviamo a lui ve lo dico. E sono soddisfatto di questi profumi che ho preso, mi piacciono, e partiamo con quello che è stato, insomma, l'amore a prima sniffata, diciamo così, a prima appena l'ho sentito, ed è Patchouli 1969. Le scatole si presentano tutte con questo motivo, cambiano i colori, però sono tutte identiche e vanno a identificare quello che è il marchio. Patchouli 1969, come vi dicevo, è un 150 ml, è uno de parfum, il prezzo era 11,90 € ed erano scontate a 7,90 €. Si presentano in questa boccetta di latta, un po' tipo stile Tesori d'Oriente. E profumo buonissimo. Quando l'ho sentito ho detto tu vieni a casa con me. Come sapete io amo e adoro il patchouli. Tra l'altro questo patchouli mi ha fatto sorridere quando l'ho messo perché chi mi conosce sa che io amo il patchouli e quando ce l'ho indosso, quando indosso qualche profumo al patchouli, spesso mi capita di mettere dei profumi con la nota del patchouli, mi dicono oggi è il patchouli perché comunque è diventato un mio tratto distintivo questa nota, questa profumazione. Quindi questo quando l'ho messo mi ha detto è un profumo al patchouli e ho detto sì, hai ragione e mi ha fatto sorridere quando l'ho messo. Il patchouli è una nota in questo profumo che si trova nel fondo, ma si percepisce già da subito. Mi piace tantissimo perché parte con questa nota legnosa, terrosa, muffosa e con questo sottofondo dolce. Vi leggo la piramide olfattiva. In apertura troviamo arancia dolce e note verdi, nel cuore balsamo del Gurjan, spero di pronunciarlo giusto, che ho visto essere una nota che ha questo odore pungente balsamico e pino, e quindi si legano bene, danno quel sottofondo bello balsamico. Nel fondo patchouli, vaniglia, sandalo, cedro e muschio. Si sente fin da subito questa parte di nota di patchouli che è, diciamo, quella che caratterizza la fragranza. La trovo una nota molto sensuale, molto sexy, adatta sia per uomini che per donne. Trovo molto unisex come nota, mi rimanda a tempi indietro. Questo odore di patchouli mi dà l'idea di armadio antico, di baule antico, proprio per questa legnosità, terrosità, muffosità che ha, quindi mi dà proprio quel rimando al passato,
hippie vibes mi vengono in mente, lo trovo proprio il profumo della libertà, il profumo dei sogni, dell'amore, mi dà l'idea di una fragranza molto molto intrigante. Mi piace, lo trovo adatto per il giorno, per la sera questo profumo, sicuramente questa tipologia di profumo, questo in particolare, lo trovo adatto per le temperature basse, come adesso che siamo in inverno, per l'autunno, per l'inizio della primavera, ecco, con il troppo caldo, tipo con 45 gradi, è un po', soffocante questo profumo qua, quindi più da temperatura fredda e mite. In estate, secondo me, lo si può mettere tranquillamente, le serate d'estate, quelle un pochino più ventilate, più fresche, ci sta tutto. Profumo elegante che fa fare bella figura sulla mia pelle, lo metto alle 8:30, io ne spruzzo tanto, apro la parentesi, io quando metto questo profumo, come anche gli altri due che vi faccio poi vedere, mi sveglio, faccio colazione, mi lavo, mi faccio la mia doccia, mi asciugo, me lo spruzzo tipo acqua per il corpo. Poi mi vesto, prima di uscire me lo spruzzo nei punti strategici, dove metto di solito il profumo, lo sento fino a sera. Le prime 3 ore, veramente intenso, lascia una bella scia, ha una sua discreta proiezione, è riconoscibile, ti dicono profumo al patchouli. Sì, oggi ho il profumo al patchouli. Passate queste 3 ore, le 2 ore successive incomincia a diventare un profumo che si alleggerisce, però comunque si sente se passo io vicino a qualcuno, se qualcuno mi passa vicino, se qualcuno è vicino a me che parla, sente questo buon profumo. E poi dopo diventa qualcosa che mi accompagna fino a sera, si fonde con la mia pelle, diventa un tutt'uno con la mia pelle, diventa più intimo, più per me stesso. Diciamo che si sente ancora, però non è più così performante come le prime 3 e le successive 2 ore, quindi le 5 ore di profumo, diciamo, sostanzioso. Profumo comunque molto piacevole, che mi piace, dove si sente appunto questo patchouli, e già da adesso, man mano che evolve la fragranza, si sentono queste note arancia dolce, questa vaniglia, questo sandalo, che vanno un po' a stemperare quella parte di patchouli legnoso, terroso, muffoso, e quella parte di balsamo del Guarjan e di pino che gli danno quella connotazione balsamica, quindi quella parte dolce va, diciamo, a fare un bel sottofondo e prende sempre più piede. Non è stucchevole assolutamente, però mi piace che ci sia sotto questo sottofondo dolciastro che secondo me lo va a scaldare, lo va a rendere ancora più sexy, sensuale. Molto buono, molto piacevole, molto versatile. Top come profumo. Questo grazie per avermi fatto scoprire questo marchio, ma in particolare per avermi fatto scoprire questo profumo che mi piace tantissimo. E questo è Patchouli 1969. Apro una parentesi, non so a quale fragranza si possa ispirare questo. Io l'ho presa così come se fosse un profumo, scusate, al patchouli, quindi qualcosa di unico nel suo genere. Ecco, ha dei rimandi ad alcune fragranze che io ho con il patchouli, però non ci sento una somiglianza nitida con qualcuno in particolare. Richiusa parentesi. Secondo profumo che ho scelto invece è Afghan, questo scatola giocata sul nero, sul grigio, sul bianco. Il nome Afghan già fa intuire a quale profumo si vada ad ispirare. Si va ad ispirare al profumo di naso matto Black Afghano. La boccetta è sempre in alluminio, sempre uguale all'altra, sono tutte identiche, cambiano solo i nomi e neanche i colori, perché sì, i nomi e i colori, come vedete, in patchouli era giocata sul verde, qui è giocata sul nero e sull'oro. Fragranza spettacolare, io adoro questo profumo. Io ho avuto la fortuna di sentire Black Afghano nella sua versione originale, è un profumo che mi è piaciuto tantissimo. Ho diverse fragranze che si ispirano a lui perché lo trovo un profumo estremamente intrigante, estremamente sensuale, estremamente versatile per tutti. Mi piace perché ha un'eleganza, un odore di pulito e allo stesso tempo qualcosa di misterioso, mistico. Quindi un mix che è molto nelle mie corde. Questo profumo qua apre quella nota di cannabis e note verdi, nel cuore troviamo resine, note legnose,
tabacco e caffè, nel fondo legno di agar, quindi wood e incense. Molto avvolgente, molto piacevole, pulito, si sente questa parte di nota verde appena lo si spruzza, e poi si sente questa dolcezza, questa parte resinosa, densa, dolce, ricca, questo tabacco che gli dà quella sensazione, quella declinazione di profumo pulito. Caffè, sinceramente, è l'unica delle note che non riesco a percepire. Poi si sente questo legno di agar, che dà appunto quella legnosità e quella parte balsamica, ma un balsamico leggero, soft, che si va ad amalgamare bene in tutte le altre note. E poi c'è questo effetto smoky, questo accordo smoky che mi piace tantissimo, e che anche questo si amalgama bene in tutto. Lo trovo un profumo super elegante, super piacevole, da mettere per andare al lavoro, da mettere per uscire. Anche questo ne spruzzo tanto, riesco a sentirlo dalla mattina alla sera. Diciamo che questo, già da quando lo spruzzo fino a sera, è un profumo che è un po' più sottotono rispetto a questo. Questo parte in quinta, cioè le prime 3 ore, è una bomba. Questo, diciamo, sulla mia pelle ha una sua intensità costante, diciamo una media intensità. E così è, dall'inizio, insomma, fino alla fine riesco a sentirlo. Diciamo, parte già come profumo più intimo. Lo sentono gli altri, cioè se passo vicino a qualcuno, se qualcuno mi è vicino, non che mi deve stare tipo con la testa, col naso sul collo, a una distanza di 1 metro, riescono a sentire che è un profumo, però non è uno di quei profumi proprio da proiezione, da scia estrema, ecco, è più discreto sotto questo punto di vista. L'originale, da quello che ho sentito, è molto potente, molto intenso, ecco, come prestazioni non ci sia, non penso abbia niente da vedere questo con l'originale, però come odore è molto piacevole, molto somigliante, e sono contento di averlo, ecco. Ne ho altri due che si rifanno, 2 o 3 forse, che si rifanno a Black Afghano, e mi piacciono tutti, ognuno nella sua unicità, ecco. E questo è veramente molto molto piacevole, ed è Afghan. Lo trovo assolutamente unisex, sia per uomo che per donna. Top, mi piace un botto questo profumo. E poi l'ultimo profumo, che è Original Nautique, giocato sul rosso. Io pensavo che questo potesse essere un profumo, mi ero autoconvinto, volevo che potesse essere una fragranza che si ispirasse al Baccarat Rouge, con tutte le mie forze. Quando poi sono arrivato a casa, che l'ho sentito, ho capito la fragranza alla quale si ispira, e l'ho capito anche dal nome Nautique. Nautique rosso si ispira al profumo di Christian Dior, Hypnotic Poison. E diciamo, nell'insieme sono contento di averlo acquistato questo profumo, non mi dispiace. L'Hypnotic non è uno dei miei profumi preferiti, è piacevole, mi piace sentirlo, mi piace anche come mi sta addosso, non mi dà fastidio, però ecco, se l'avessi sentito dal tester in negozio, se ci fosse stato il tester, ecco, se qualcuno non aveva, insomma, la bella idea di grattarlo e portarselo via, ma lasciava il tester, non l'avrei comprato, avrei preso qualcos'altro. Però l'ho preso, sono contento di averlo preso. È buonissimo. Tra tutti i profumi che ho, che si ispirano a Hypnotic, questo è quello che mi piace di più, perché è potente, ma allo stesso tempo è delicato. È difficile da far spiegare questa cosa. Tra i tre di oggi è quello più performante, questo è quello che si sente di più, è quello che ha più proiezione e più scia, ed è quello che rimane, diciamo, più costante nella giornata, cioè si sente. Questo è uno di quelli da dire: non eccedere a spruzzartene, Mauro, troppo, perché si sente tanto, cioè ne basta poco e si sente. Più ne metti, più lo rendi potente. E quindi sotto questo punto di vista è performante, però mi piace che sia, diciamo, delicato, nel senso che
che non lo avverto come altri dupe di Hypnotic, che li trovo forse troppo pungenti, troppo, non dico fastidiosi, ma troppo, stridenti. Questo lo vedo ben amalgamato come fragranza, queste note che ha, e mi piace e lo sento bene. Non sento tutte le note che sono presenti nella piramide olfattiva, adesso ve la leggo, poi vi dico quelle che ci sento, ma ne sento quelle tre che sento, sono quelle che secondo me sono, insomma, lo caratterizzano sulla mia pelle, che gli danno proprio questa parte di performance e delicatezza. In apertura troviamo cocco, prugna e albicocca. Nel cuore tuberosa, rosa, gelsomino, carvi, mughetto, legno di rosa, brasiliano. Nel fondo vaniglia, mandorla, muschio, sandalo, ambra e note legnose. Io sento tantissimo questa nota di carvi, questa nota di carvi che è un po' sullo stile dolce aromatico pungente, stile anice, stile liquirizia, insomma, va a richiamare questi due odori, lo sento, e che si va a legare poi questa nota a quella parte legnosa che mi piace. Forse magari sulla pelle maschile tira fuori un po' di più queste note rispetto che su una pelle femminile, che va a tirare fuori magari di più il cocco, la prugna, l'albicocca. Su di me si sente tantissimo questo. C'è questo sottofondo floreale dove si sente questa tuberosa cremosa, ma non sovrastante, e poi sento questa mandorla, una mandorla buonissima che mi piace un sacco, con tutto questo bel fondo vanigliato, questo sfondo di sandalo cremoso, ambrato, caldo, avvolgente. Buonissimo, mi piace, è veramente piacevole. Io l'ho usato un paio di volte sulla mia pelle e vi dico, persistenza e performance eccellenti. Lo utilizzo spruzzato sulla giacca, lo spruzzo sulla giacca e sugli indumenti. Questo è sempre tra tutti e tre quello che dura di più. L'ho spruzzato sul collo della mia giacca, è rimasto su per una settimana, e contate che la giacca la uso tutti i giorni, contate che fumo, quindi insomma il fumo si intrappola anche nelle fibre, ma sul collo della giacca si sente, è un profumo veramente molto piacevole e veramente molto sexy e intrigante. Questo profumo lo vedo sicuramente più su una pelle femminile, ma anche su tutti gli uomini che amano questa tipologia di profumo. Ci sta, una bella fragranza ambrata, orientale, calda, dolce, intrigante, sensuale. Top anche questo. Sicuramente da utilizzare adesso con il freddo, perché questo in estate con troppo caldo secondo me diventa troppo. La sera, come dicevo prima per l'altro profumo, quelle serate un pochino più ventilate, un pochino più fresche, estive, secondo me ci sta, però è la sua stagione proprio l'autunno, l'inverno, l'inizio della primavera, quando ci sono le temperature basse e miti, ecco, non troppo calde. Comunque piacevolissimo, anche questo quando ce l'ho avuto addosso mi hanno detto che buon profumo che hai, che profumo è, piacevole, piacevole, diciamo non è uno dei miei preferiti, ma non perché non sia buono il profumo, non parlo di questo, proprio di Hypnotic in generale, ecco, forse perché lo associo molto alla figura della donna come profumo. Però è veramente molto intrigante, molto piacevole da avere addosso e molto piacevole come odore, ecco. Soprattutto questo in particolare, rispetto a degli altri che ho, questo mi piace, lo trovo molto bene amalgamato, molto ben equilibrato. Diciamo che quelle note che non sento nitidamente, come per esempio cocco, prugna, albicocca, tutto il bouquet floreale che vi ho letto prima, secondo me gli danno un sottofondo al profumo, gli vanno a dare. Insomma, cocco, prugna, albicocca si legano a quelle note dolci del fondo, questa parte floreale va a dare anche quell'odore che richiama un pochino il pulito, però fondamentalmente si sente tanto questa nota di carvi, questa mandorla, questa vaniglia, sandalo, ambra, parte legnosa, ecco. Molto molto piacevole. Mi piace comunque come fragranza nel complesso. E questo è Original Nautic.
Io ragazzi vi ho detto tutto su questi profumi, grazie a voi li ho scoperti e sicuramente voglio tornare in negozio perché ho sentito un'altra fragranza che mi era piaciuta e insomma poi dopo se la troverò ancora e la acquisto poi ve la farò sicuramente vedere. Io come sempre ringrazio tutti, grazie ai nuovi iscritti, grazie a tutti voi per i commenti, per il supporto, fatemi sapere se ne avete anche voi di questi profumi, chi me li aveva consigliati, se ne ha acquistati altri e cosa ne pensate. Grazie come sempre a tutti, vi mando un abbraccio e noi ci sentiamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti!